Benvenuti in questo nuovo video, Davide Nico qui con voi e mi state chiedendo perché ho fatto meno video in questa ultima settimana, in realtà ultima settimana e mezzo. Non c'è un motivo particolare, però ho giocato un po' meno, il tempo fa schifo, piove, ho avuto le mie cose da fare, ho fatto serata nei weekend dopo che non la facevo da almeno 2 anni, serata fatta bene intendo, ed è stato bello, devo dire, e quindi ho giocato un po' meno, ho registrato un po' meno e di conseguenza pubblicato meno video. E mi stanno anche dicendo che effettivamente su YouTube sta calando un po' Pokémon Go, il contenuto in sé, eccetera eccetera, però nel senso non è un caso che corrisponda al mio non pubblicare i video in questa settimana, perché delle visual essenzialmente non me ne frega nulla, anzi se avessi guardato le visual ai tempi avrei dovuto chiudere il canale tipo dopo un mese, una cosa del genere. Comunque lasciamo perdere, sono qui oggi per farvi vedere in brevissimo delle cosettine che ho comprato alla Games Week a Milano, che sono una e due le cose più interessanti. Sono questa lampada gigante della PlayStation, molto molto bellina, e questo Bardock Action Figure di Dragon Ball, ovviamente, che dopo andremo a vedere tra un secondo. Adesso voglio aprire questa in brevissimo, l'ho già accesa, provata e tutto, ma voglio farvi vedere l'unboxing qui con voi un secondo. Ecco, allora, ok, è caduto tutto, questi via, e vi faccio vedere che salta fuori così, tac. È veramente gigantesca e mi piace molto, probabilmente l'andrò a mettere dietro dove appunto faccio le dirette. Eccola qui, tac, bellissima, a me piace un botto, non so voi, e l'ho pagata abbastanza poco, era prezzo da fiera. Tra l'altro tiriamo via, anzi facciamo così, l'appoggiamo così non facciamo danni, tac, la tiriamo fuori dal cellophane, dalla plastica, anzi eccola qui, la rimettiamo in piedi. Allora, questa lampada ha l'attacco USB, non il Type-C ma quello precedente, e si può caricare con... si può accendere anche con una power bank volendo, cosa che faremo adesso giusto per farvi vedere. Eccoci qua, l'attacchiamo qua dietro, ha 3 modalità, volevo farvela vedere perché è bellissima ragazzi. Ha 3 modalità che sono una luce fissa, una che sfuma da un tasto all'altro, non riesco a mettere... ok, un attimo che prendo la power bank. Ok, dicevo, ha 3 modalità e sono una con luce fissa, come potete ben vedere, eccoci qua, poi una con i pulsanti che sfumano e vanno da uno all'altro, e poi una che va tipo a ritmo di musica. Quindi teoricamente se io parlo dovrebbe sentire, insomma, non è molto preciso, chiaramente è un microfono semplicissimo e dovrebbe andare a ritmo di musica in teoria. Ve la faccio vedere un attimo con la luce spenta, ragazzi, che è veramente carina. E poi andiamo avanti con questo video perché devo farvi vedere, eccoci qui. Ok ragazzi, direi basta con le cagate, spegniti, ok perfetto, la mettiamo qui da parte e vi faccio vedere al volo questa che ho già aperto, ho già fatto il reel da mettere su Instagram ed eccola qui. Ovviamente adesso ve la farò vedere con una testa sola perché andate su Instagram per vederla completa, ragazzi, è veramente devastante, bellissima. Peccato che abbia un segno sul petto che non so com'è stato fatto. Io l'ho aperta e purtroppo era già così, questa bellissima Action Figure di Bardock o Bardock, dipende da come lo dite, se è giapponese tradotto eccetera eccetera. Veramente bella, tra l'altro è gigante, guardate quanto è alta rispetto alle altre che ho, è assolutamente più alta perché di solito sono 20 centimetri, questa è almeno 30 ed è veramente top. Per quello che l'ho pagata vi assicuro che è veramente top, l'ho vista, mi sono innamorato e l'ho presa. Comunque andate a vedere il reel su Instagram per tutti i dettagli di questa statuina bellissima. Allora, concludendo questa prima parte di video, ragazzi, volevo andare ad aprire il gioco, se registriamo così vedete anche voi lo schermo di gioco, è meglio, ok, ci siamo. Allora, facciamo un check su questo Venonat, direi intanto che ci siamo perché è sempre bello con gli occhi blu. Ma in questa prima parte di video voglio andare a cambiare il mio outfit. Nella seconda parte di questo video cambieremo zona e parleremo del prossimo evento di Sinnoh, assolutamente importante, carino, evento carino devo dire. Allora, voglio cambiare outfit, non so se avete notato che ho su questo cappello di Bidoff, questa maglia di Victini e gli stivali inguardabili eccetera eccetera, l'ho fatto solo per farlo stupido ovviamente.
E adesso andiamo a cambiare con un outfit un po' più serio. Questo perché ho già adocchiato da tempo, cioè prima di fare l'outfit un po' carino, ho detto voglio fare il cretino con un outfit stupido, che è quello che ho su adesso, come potete ben vedere, ma adesso voglio prendere l'outfit un po' più bello, cioè quello, se lo trovo, di Spark del team Instinct. Andiamo a cercarlo perché l'ho visto stamattina, costa abbastanza, però visto che non ho mai speso così tanto in outfit eccetera, voglio farlo adesso e lo facciamo assieme qua. Allora, USA 400 questa, subito senza pensarci, come avete già potuto vedere, visto che la stavo già adocchiando da tempo. Allora, busto fatta, poi borse la togliamo, non si può togliere, forse alla fine c'era, ok, no borsa, niente, confermiamo, poi tireremo via anche il cappello, e ma adesso andiamo sulle gambe perché andiamo a cercare, forse avevo già presi addirittura questi qua di Spark, ma non ricordo, ragazzi, vediamo, forse li avevo già presi, infatti non me li segna, o sono questi, cappotto veterano, no, pantaloni fantallenatori, ragazzi, li troviamo, vi prometto che li troviamo, questi pantaloni stile Spark, come potete vedere li avevo già presi, quindi non devo spendere niente, devo solo confermare e magari tirare via quegli stivali che tipo laggano e c'è questo bug grafico che mi esco le stringhe dallo stinco, tipo, cioè veramente assurdo. Vabbè, lasciamo stare, solito bug, solito gioco, ovviamente giochiamo sempre a Pokémon Go, ragazzi. E andiamo a prendere anche le scarpe, se ci sono, che non ne ho idea, di Spark. No, megalopanni no, ci sono quelle di Spark, non ricordo sinceramente, sono queste, Galar, a parte che le scarpe sono lui, ah, eccole qui, scarpe stile Spark, gialle anche loro, nere sopra, simpaticissime, molto semplici in realtà, 50 monete per noi, eccoci qui, mi manca solo da togliere la mascherina e il cappello. E poi siamo bellissimi, abbiamo copiato il team leader del team giallo, del team istinto, benissimo. Volevo farlo da una vita, ragazzi, andiamo a tirare via il cappellino, ce la posso fare. Tac, anche gli occhiali devo togliere, che tipo non si vedevano a momenti. Allora, maschere, anche lei, via. Ok, così mi si vede in faccia, altrimenti mi denunciano. Occhiali, e abbiamo finito di cambiare l'outfit. Eccoci qua. Molto semplice, molto banale, nel senso che ho preso lo stile e ho comprato tutte le cose abbinate. Mi piace veramente tanto. Era da un po' che volevo farlo. Ditemi cosa ne pensate e andiamo avanti subito con questo video. Vai! È bellissimo, no? Mi ero dimenticato di farvelo vedere prima, ho comprato anche questo alla Games Week a Milano, molto bellino, avevo già quello di Tyranitar, ma ho preso anche questo di Charizard per altri eventuali unboxing di carte e altro, ragazzi. Allora, lo appoggiamo un attimo qui da parte e prendiamo il telefono perché adesso parliamo del prossimo evento di Sinnoh, ragazzi. Allora, evento di Sinnoh, solite grafiche bellissime di Legends Lima, attenzione, andate a seguirli su Instagram oppure su Twitter, perché sono veramente bravi e sono super rapidi nel pubblicare queste cose. Release Celebration, parte 1, Pokémon Brilliant Diamond, il mio inglese si è evoluto, non sto scherzando. Comunque, partirà questo evento il 16 di novembre, cioè tra pochissimo. Probabilmente, come al solito, quando vedete questo video sarà già cominciato l'evento, fino al 18 di novembre. Questo dalle 10 alle 10, mattina ovviamente, ora locale. Allora, ci sono tantissimi Pokémon selvatici che si possono trovare, chiaramente anche Pokémon di Sinnoh, e tra questi arriviamo al punto principale, diciamo uno dei punti principali di questo evento, ci saranno gli starter di Sinnoh con i cappellini. Che cappellini? Ci sono due tipi diversi di cappellini, ce n'è uno del maschio, cioè quello rosso se non mi sbaglio, e uno bianco, cioè quello della femmina. Correggetemi se sbaglio nei commenti, perché io ho giocato questi giochi ma sono passati veramente tanti anni e rigiocherò anche i remake, non so se farò live dirette o altre cose, comunque li giocherò sicuramente, li ho già ordinati o perlomeno ne ho ordinato uno solo. Ciao Cisco, non so, io e Cisco ogni volta che ne parliamo di questa cosa ci confondiamo su quale io debba tenere e quale debba tenere lui, comunque poi ne parliamo di questa cosa in privato. E allora, oltre a questi Pokémon ci sono tanti altri Pokémon sia di Sinnoh ma anche di altre generazioni selvatici, come vedete dalla grafica qui da parte.
Alcuni Pokémon dei raid, Pokémon poco interessanti secondo me, perché comunque sono già stati in giro, in eventi, Community Day addirittura per quel che riguarda Gible, e anche nei raid di livello 3 niente di troppo interessante, forse Tyranitar magari da buttare il biglietto arancione, ci sta sempre. Nei Mega Raid ci sarà Megalopanni e, attenzione, nelle uova, veramente una bomba, perché nelle uova da 7 km, cioè quelle che potete ricevere del pacco amicizia, abbiamo Budio, Bonsly, Happiny, Mr. Mime Junior, rilasciato globalmente, ma vabbè, noi in Italia lo avevamo già, e soprattutto Riolu, ragazzi, tutti possibili Shiny. Personalmente io ho solo Budio e solo Riolu di Shiny, ma ovviamente un altro Riolu Shiny sarebbe assurdo, e tutti gli altri mi servono. Bonsly, Happiny e Mr. Mime Junior mi servono Shiny, quindi queste uova probabilmente sono il top da far schiudere, senza probabilmente, io ne farò schiudere, spero tante, magari shopperò anche qualcosina, non lo nego, staremo a vedere appena ricomincia questo, appena comincia questo evento, dicevo. Poi, attenzione, ricerche sul campo, molto interessanti, abbiamo i tre starter con il cappellino da femmina, e qui poi torno anche al discorso dei due cappellini, Burmy e anche Sheldon, veramente Pokémon secondo me molto interessanti, tutti possibili Shiny e abbastanza rari da trovare rispetto ad altri, ovviamente. Allora, per il discorso dei cappellini, ragazzi, abbiamo il cappellino rosso che si potrà trovare selvatico sugli starter, ovviamente, in questa prima parte dell'evento, mentre il cappellino bianco in questa prima parte dell'evento si potrà trovare nelle ricerche sul campo. Poi fissatevi nella testa questa cosa, perché nell'evento, nella seconda parte di questo evento, si invertiranno le cose, cioè i cappellini rossi saranno nelle missioni e i cappellini bianchi saranno selvatici sugli starter sempre. Quindi segnatevi questa cosa, abbastanza interessante, devo dire. Allora, ci sono diversi bonus che sono la distanza, fortunatamente, dimezzata negli incubatori normali, e un terzo, se non sbaglio, ok, un terzo nei super incubatori, quindi veramente, veramente top. Questi bonus, ci sarà una ricerca a tempo, una sfida di collezione, scusate, degli sticker, nuovi vestiti, eccetera, eccetera, dei pacchi, ovviamente, come al solito, da comprare, ma non troppo interessanti, come vedete nell'angolo. E adesso switchiamo sulla seconda foto, perché, come potete vedere, cambiano un pochino i Pokémon, ma bene o male l'evento è molto molto simile. Come vi ho detto prima, i cappellini bianchi sugli starter si troveranno allo stato selvatico e i cappellini rossi si troveranno solo nelle missioni. Cambiano un po' i Pokémon, i raid bene o male rimangono gli stessi, non so perché è andato via Gible, che poteva essere interessante anche lui, e ha messo Sheldon e sempre Cresselia, ovviamente. Un piccolo appunto su questo evento che mi ha lasciato un po' di stucco, diciamo. Rilasciano i due remake appunto della quarta generazione, ma in Pokémon Go non ci mettono Dialga e Palkia. O ce lo mettono? Ditemelo nei commenti, ma qui non li vedo e io pensavo ci fossero, ma invece no. Ci sarà Cresselia fino a fine mese, se non mi sbaglio. Adesso qui non c'è scritto. E tra l'altro ha l'Acerboso, che può essere utile in PvP, come già saprete meglio di me. Quindi ragazzi, ditemi cosa ne pensate di tutto questo eventone che in realtà la seconda parte di evento inizia il 18 e finisce il 21 di novembre, quindi essenzialmente si parte il 16 e si finisce il 21, sono veramente pochi giorni per avere tutta la roba che è stata messa in questo evento Shiny, perché ci sono veramente una marea di Shiny da trovare e ci sono questi cappellini che sono 3 più 3 più 3 più 3 più, più, più... No? Ci sono una marea di starter Shiny da trovare, ragazzi. Adesso spero che voi non facciate i maschi e le femmine, io personalmente non li faccio. Sarebbe stato forse l'ideale mettere il cappellino da maschio sugli starter maschi e il cappellino da femmina sugli starter femmina. Però è anche vero che il rate dei maschi è molto più elevato, se non sbaglio tipo il 90% degli starter si trovano maschi e il 10% si trovano femmina. Quindi avrebbero dovuto bilanciare anche questa cosa. Vabbè, staremo un po' a vedere cosa succede, se troveremo degli shiny interessanti, ovviamente speriamo di sì. Ditemi nei commenti cosa ne pensate della roba che vi ho fatto vedere prima e poco fa
qua in questa seconda parte di video. La roba comprata alla Games Week. Ditemi se voi siete stati alla Games Week e non ci siamo beccati, ma anche se due di voi li ho beccati. Ciao Lovers Gamer. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Commentate, ditemi cosa ne pensate di questo evento soprattutto, e ditemi un po' che shiny vorreste trovare, perché ce ne sono veramente tanti, sia selvatici sia da missione. Noi ci vediamo in un prossimo video, un saluto da Davide Nico, DavideNico92 su Instagram, se volete seguirmi anche lì. Ci vediamo prossimamente. Ciao ragazzi, alla prossima!